Eccoci qui. Allora, questo è il panetto raddoppiatissimo. Adesso ci organizziamo per fare la challah. Si chiama challah bread. Guardate che meraviglia. È cresciuto benissimo. C'è un odore di limone, brioche, veramente eccezionale. Allora, adesso lo smontiamo un attimo, lo dividiamo in due perché vorrei fare un paio. Tra l'altro, prima ho dimenticato di dirvi che ce ne sono diversi di forme di challah bread. Io oggi ve ne mostro due, poi vi spiego. Allora, dobbiamo preparare sei palline che poi si trasformeranno in, come dire, bastoncini, dai. 4, 5 e questa è la sesta. Ok, questa è un po' troppo, lo togliamo. Allora adesso dobbiamo formare dei bastoncini, ecco qui, che poi dovremmo intrecciare. Questo è semplicissimo da fare. Le allunghiamo tutte. Dicevo, ce ne sono diverse di trecce, diverse forme, e sono veramente una più bella dell'altra e ognuna ha un significato a sé. Questa che faccio io, che sto facendo io, è a sei, appunto, io li chiamo bastoncini, perché questi, insomma, hanno la forma del bastoncino. E vedrete che sembra una cosa molto molto difficile, molto complicata da fare, ma è veramente, basta capire la tecnica e ecco qua che riusciamo a farle tranquillamente. Ecco qui. Allora, sono pronte tutte. Adesso le allineiamo così. Le dobbiamo tutte unire. Aspettate un attimo, ecco così, perfetto. Allora, come vedete, sono 6, ok? Allora, adesso come funziona? Dobbiamo incrociare le prime due, quella di destra e quella di sinistra. Quella di destra la mandiamo a sinistra e quella di sinistra la mandiamo a destra. Allarghiamo. Una delle due, in questo caso quella di destra, la rimettiamo al centro e prendiamo la seconda di sinistra.